l'abbiamo già fatta in conservatorio a Firenze. Ed era una strana storia. 12 personaggi in cerca, non d'autore, di voce. Perché nelle opere ci sono dei personaggi che conosciamo ma che non cantano. Sì, sì, sì. No? È pieno. È vero. Sì, sì, è vero. E racconto questi 12 personaggi che conosciamo benissimo ma che non hanno mai cantato. No? E quindi l'opera è costruita su questi... Sì, sono 12 personaggi che per la prima volta mi chiamavano bocca. Ebbene, questo è l'ambiente per fare certe cose. Perché ho bisogno di un teatro piccolo. E una, quella che mi piace tanto, è di una storia realmente accaduta. A me. Ovvero? Davvero. E mi sono portato in casa un imbroglione che poteva anche finire male. Sai di quei tipi che dice, ma come vai? Ma ti ricordi di me? Dai, ci rimani un po' così, no? Ma come? Dico, scusa, ma come non ti ricordi di me? E fanno tanto che io dico, ma tu sei figlio di Angelo? Sì! E ti ricostruiscono tutta una storia non è vera. Sì, sì. Per fregarti. Per fregarti. E logicamente, per fortuna, è andata a finire bene. È andata a finire bene, ma ora che ci rifletto poteva finire male. E allora ci ho scritto questa operina in un atto per 3 persone. E come si intitola? La giacca di Astrakhan.